In diretta oggi è 18 aprile e come vedete ho cambiato angolazione nella telecamera. Io sono Agnese Monaco e mi leggerò questa volta una poesia. Dal libro Triade, che si intitola Un letto pienamente vuoto. Passa un'altra notte insonne, tra rumori di pensieri e vani ricordi, rimembranti echi lontani di quando tu, con parole dolci, mi stringevi forte le mani, ed ora tutto soggiace alla mala sorte. Sola mi volto e mi rivolto, abbracciando un lacero cuscino, che ci vedeva uniti da un unico destino. Quanto rimpiango decisioni mai prese, quante paure di solitudine l'occhio osservò, eppur ti persi mentre ti sogno qui. Ma al risveglio il sudor bagna la fronte. Tentativo di riconnessione. Vediamo un secondino. Ma al risveglio il sudor bagna la fronte e nel nostro amore resta solo una foto scolorita su quel letto nella quale abbiamo smesso di sorridere. Intanto aspetto la connessione. Pienamente vuoto, la rileggo perché la connessione è andata via. Intanto aspetto che vi riconnettiate subito con: passa un'altra notte insonne, tra logorini, pensieri e vani ricordi, e rimembranti echi lontani di quando tu, con parole dolci, mi stringevi forte le mani. E ora tutto soggiace alla mala sorte, sola mi volto e mi rivolto, abbracciando un lacero cuscino che ci vedeva uniti da un unico destino. Quanto rimpiango decisioni mai prese, quante paure di solitudine l'occhio osservò, eppur ti persi mentre ti sogno qui. Ma al risveglio il sudor bagna la fronte, e nel nostro grande amore resta solo una foto scolorita su quel letto nella quale abbiamo smesso di sorridere. Questa è una poesia tratta da Triade, dal libro Triade, quello multilingua. E come potete vedere oggi ho cambiato angolazione, ho messo la telecamera per orizzontale, in orizzontale anziché in verticale, però non so se si regge bene, a quanto ho visto non si regge bene, però vediamo. E questi ultimi giorni sono stati per me molto duri, come molti di voi hanno letto, hanno voluto vedere. Non voglio parlarne. Volevo condividere con voi questa diretta perché comunque erano parecchi giorni che non ci vedevamo in questo senso. Non so quando farò prossime dirette, non so quando
vorrò farne, o cioè può essere che domani meglio ne faccio un'altra, o può essere di no. Mi avete visto su Telenoma 56 e mi rivedrete nuovamente martedì. Per quanto riguarda invece il mio aspetto social, non so quando mi rivedrete. Io volevo leggermi una poesia di mio padre, sono molto più belle delle mie, quindi questa fa parte del libro dedicato a mio padre, un libro che non siamo mai riusciti a fare insieme quando era vivo, ma fu fatto postumo. Nome sono nelle sue poesie, e alcune mi rispose ad alcune delle sue poesie, l'encomio funebre e quant'altro. Mio padre mi venne a mancare il 6 luglio del 2013. Aveva appena compiuto 70 anni e mio padre era nato il 30 maggio, quindi più da pochi mesi. Questa poesia la misi a chiusura del libro perché lui la scrisse su un foglietto, uno dei foglietti vacanti, nel periodo che stava male. Si chiama Sento la vita che si allontana. Sento la vita che si allontana e scricchiolando avverto il cedere di schianto nel mio angolo di terra. Stanco dell'umana miseria e degli affanni di un mondo più frenetico che mai, alla vana rincorsa di quel Dio danaro, amato e venerato dalla pochezza umana, accetto la realtà, anche se amara, e guardando il cielo, prendo per mano la mia vita e con essa mi allontano, in silenzio, scomparendo per rifugiarmi nell'infinito. Ecco, questo era il suo ultimo scritto inedito. Le due condizioni erano molto gravi. La copertina del libro scelsi un suo quadro. Quadro, amava dipingere molto pagliacci, perché la sua filosofia era l'ammirazione verso la figura del pagliaccio, che era una figura comunque sofferente che si mascherava e doveva mostrare agli altri di essere felice e di far ridere e dove far ridere a tutti i costi le persone, anche quando il dolore lo attanagliava. Quindi era solito disegnare pagliacci, proprio come filosofia di vita, un po' riprendendo le maschere di Pirandello, perché poi come filosofia era un po' quella, le maschere che ognuno di noi, volente o nolente, porta con sé. Io adesso, se avete domande, intanto vi saluto tutti con un grosso bacio. Scusate se non vi saluto uno a uno, però non sono proprio tanto quindi preferisco leggere e magari rispondere alle vostre domande che non riguardino la mia vita personale in questi giorni, che parto da Pasquetta e fino a oggi. Ti amavo, ma tu hai scelto la futile solitudine di risate momentanee per non affrontare
i problemi di te stesso. Ora mi amo, ma tu non fai più parte di me. E questo invece fa parte del libro Cinema e Amore, che è la mia ultima composizione, che potete trovare negli store online, adesso che riapriranno anche le librerie delle librerie. Quindi sappiate che parte dei momenti di questo libro saranno donate all'associazione Bambello Onlus, già alcuni parte dei momenti sono stati donati quando uscì, poi ci fu un periodo di stasi nelle presentazioni perché subì un'operazione piuttosto invasiva che non mi ha permesso di poter continuare il tour. Dopodiché ho fatto altre due presentazioni del libro, una a Roma e un'altra a Rimini, e quando erano costate le altre date per l'Italia, quindi cominciare il tour di questo libro a tempo pieno, è scoppiata la pandemia e quindi ovviamente non è stato più fatto, quindi la raccolta dei proventi non è stata ottimata, non ho ancora parecchie copie disponibili nella tiratura e quindi attendo che di riuscire a fare presentazioni o comunque che vengano vendute più copie possibili prima di appunto fare una donazione all'associazione Bambello Onlus di Cerminale, piuttosto che dare piccole parti magari adesso come adesso anche solamente non diviso, perché siamo tutti a casa, siamo tutti in quarantena, quindi aspettiamo un attimo momenti migliori, la fine del lockdown, il riniziare piano piano a avere una vita più o meno normale e sociale per poter riprendere tutte le attività come la legge ci dirà, come appunto la legge ci dirà di fare a tutti noi comunque nel settore. Nel frattempo mi raccomando, restate a casa, c'è un andamento per il quale in alcune regioni vi è un numero esponenzialmente molto più elevato di contagi e di positivi e di persone decedute rispetto a altre regioni d'Italia, perché i contagi sono avvenuti in alcune regioni nel nord in primis e poi sono venuti tra virgolette scendendo pian piano per l'Italia, quindi c'è stato comunque un contenimento di contagi per quanto riguarda altre regioni d'Italia. Questo non significa che possiamo stare tranquilli in altre regioni dove sono meno contagi. Sinceramente siamo tutti in pandemia, tutto il mondo, quindi mi pregherei anche a voi di rimanere a casa, di non pensare che questo nemico invisibile non sia vicino a noi, perché non è così. E sappiate anche che fa male perdere le persone care in questo modo.
quindi rimanete a casa perché il nemico è alle porte, i nuovi focolai possono nascere da un nulla, l'abbiamo visto, non allentiamo la presa, non scordiamoci di avere paura di questo virus, non dimentichiamocelo. Anche quando non aprendo il lockdown cerchiamo di essere prudenti, cerchiamo comunque di continuare a mantenere le distanze consentite e di usare le mascherine e tutto quello che ci diranno di fare, qualsiasi sia la vostra regione d'appartenenza e quant'altro. Non voglio dilungarmi su questo perché non ci riesco, cioè, non riesco a dilungarmi più di questo qui. E quindi vi leggerò un'altra poesia, che si intitola La notte è troppo breve. La notte è troppo breve per infangarla di lacrime, come gocce sul suono lieve, tra fughe di indigeste rime, dove riscalda il gelo di battiti nel cielo. Uno sguardo mite sospira caldi labbra, troppo presto bandite, mentre il cuore si slabbra, in fulminei aneddoti. Tra volti non più noci. Lunghe eredità perpetuate in miragli, tra equilibri di falsità mostrano fiocchi raggi. Nel giorno che asciuga il sale, l'occhio e la sua fuga. Bene, anche questa è una poesia contenuta in Cine Memore. Se ci sono domande sono qui a rispondere. Le mie pause sono molto più lunghe del normale oggi, sono anche un pochino più meno esplosiva, meno reattiva nel solito per questa diretta. Dura ormai già da 18 minuti, pausa permettendo nella connessione. Quello che vorrei dirmi è stiamo tutti vivendo dei periodi molto particolari, dove stiamo cambiando tutti, stiamo arrivando all'esasperazione negli atteggiamenti, nei modi di essere, nei modi di dire, tra dolore, esasperazione nell'essere proprio. Ci sta stretta questa situazione, ci sentiamo molto confusi. Adesso non abbiamo più il bollettino quotidiano del 18, come avrete letto, ma sarà solamente bisettimanale, mentre sulla pagina della protezione civile ci sono tutti i dati, oggi andiamo a vedere i vari dati. Non lo so, forse anche questo era una forma di abitudine che in questa fragilità stavamo vedendo e vivendo, che in un certo senso non è che ci dava sicurezza, ma ci faceva capire quello che era poi in questo momento ciò che stiamo vivendo. Ancora adesso possiamo vedere nella protezione civile tutti i dati in chiaro, quindi non è che cambiano molto, però il fatto di avere degli appuntamenti fissi può in qualche maniera psicologicamente non dico alleviare, però
sicuramente può darci un po' di conforto sapere, meno male, tutto questo. A tal proposito, non so veramente che ne fare. Il 4 maggio è vicino. Su internet appaiono le possibili riaperture delle varie imprese, negozi e quant'altro nei giorni a seguire. Non si sa se saranno poi valide o meno, se saranno applicate in tutte le regioni o meno, questo poi sarà da vedere, ma comunque c'è una tendenza alla fase 2 del problema. Questa fase 2, ricordiamoci però che non implica siamo usciti dal virus. Stiamo vedendo, abbiamo visto un calo nei contagi, ma questo non significa che riprenderemo una vita normale come la intendevamo noi prima di tutto questo. Significa che ci saranno misure di sicurezza, vedere, si parlava delle vacanze con i plexiglass al mare, c'erano varie proposte da varie regioni su come ripartire per la fase 2, tutto il mondo sta attuando le varie fasi del contagio, ovviamente c'è chi è più indietro di noi e c'è chi è più avanti di noi con le riaperture e quant'altro, si sta scoprendo di più su questo virus. Vengono fatti molti, molti più tamponi rispetto a prima, adesso c'è anche l'esame del sangue che in 10 minuti ti dà l'esito e il risultato, che però hanno spiegato che non basta, perché poi deve eseguire il tampone, però intanto ti dà nell'immediato un'idea. Stanno cercando, appunto, hanno fatto autopsie in merito, insomma, queste sono tutte notizie che sappiamo che sono state dette. Quindi stanno cercando di aiutare. I medici stanno facendo un lavoro spettacolare. I virologi, tutti gli esperti, gli operatori sanitari, tutto quanto veramente stanno facendo un lavoro spettacolare per salvare più persone possibili. Non si fermano da febbraio, ma loro va veramente un grande plauso per quello che stanno facendo per tutti noi. Non so che dire, non so come sarà dopo, so quello che ho perso adesso e quello che ho perso prima. Questo periodo di quarantena, già me l'ho detto nelle altre dirette, ma me lo dico anche adesso, mi sta mostrando veramente quali sono le cose importanti nella vita e quanto la vita stessa sia precaria. Non c'è bisogno che me lo dica io. Lo sappiamo tutti, abbiamo tutti perso persone a noi care, chi più chi meno. Vengono aggiunte nelle cicatrici del nostro cuore,
le nostre perdite e non le dimenticheremo mai. Però vi dico una cosa, per favore fate tutti attenzione, perché non siamo al sicuro da questo virus. Io sento molte persone, io l'altro volta ho bloccato una che diceva, si appellava all'articolo 12 della Costituzione italiana, dicendo che erano lesi, era lesa la sua libertà personale per questa quarantena. Ma io questa persona l'ho bloccata. La cosa allucinante è che questa persona è anche, tra virgolette, una persona che ha studiato, una persona che dovrebbe essere di cultura, annoverata almeno come tale, e che sinceramente, ve lo posso dire, non ci ha capito come niente. La limitazione nella libertà personale dell'articolo 12 della Costituzione italiana ha una parte che dice che può essere limitata per atto motivato. Allora, se la giurisprudenza non la conoscete, se le leggi non le conoscete, non sparate a bambera. Cioè, qui siamo sempre a parlare degli stessi discorsi. Ci sono, quando c'era Sanremo, tutti esperti critici musicali, e vabbè, quindi se siamo tutti esperti critici musicali, quando non è vero, finché Sanremo non fa male a nessuno, quindi non è importante. È arrivato il virus, tutti si sono sentiti esperti virologi. Allora, io credo che ci voglia un po' di buon senso, non è che basta leggere qua e là, ognuno può fare la propria opinione, però non siete esperti virologi, io stessa non sono una virologa e non voglio esserlo. E la giurisprudenza uguale. Allora, la giurisprudenza, io ho studiato giurisprudenza alla Sapienza e ho studiato la Costituzione italiana, ok? Strano, eh? Ho studiato diritto pubblico, ho studiato diritto privato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, una cosa importante che mi insegnarono era appunto il saper leggere e interpretare la legge nella sua completezza, non prendere solo quello che ti fa comodo, ma vedere quello che realmente dice la legge, specialmente quando si parla di Costituzione italiana. L'atto motivato, in tal senso, dell'articolo 12, è un decreto ministeriale, scusate, un decreto del Presidente del Consiglio in questo caso. Parliamo di sanità. Parliamo di salute, parliamo dei diritti inviolabili della persona, che sono il diritto alla vita, il diritto alle cure sanitarie, e ce ne sono tanti altri. Allora, i diritti inviolabili della persona sono al primo posto nella scala gerarchica, costituzionalmente devono essere garantiti a tutti in egual misura. Quindi, lo Stato italiano sta facendo proprio questo. Per garantire a tutti gli uguali diritti fondamentali e inviolabili nella persona, ci ha chiesto esclusivamente di rimanere a casa. Non ha chiesto di fare chissà cosa, solo di rimanere a casa. E c'è ancora qualcuno, nella sua crassa ignoranza, che parla di diritti lesi per il fatto di rimanere a casa, se non uscire per comprovate necessità e urgenze, per la spesa, per la farmacia e quant'altro. Allora, io capisco che ovviamente non è una situazione che possa piacere
A nessuno piace la reclusione, no? Però quando mi parlate di Costituzione, a me è davvero un buon gusto di leggermela tutta. Quindi questa persona che non ci ha capito nulla della Costituzione e addirittura diceva di condividere questo suo messaggio dove diceva che venivano violati i diritti, il diritto della libertà di ogni cittadino. Io vorrei solamente dirgli che gli farei vedere quello che succede nelle terapie intensive, gli farei parlare forse con qualche virologo o con qualche infermiere o con qualche dottore che è in prima linea, che è da febbraio in prima linea, non vede la propria casa e che lavora tutta la giornata fino alla notte e arriva distrutto e dorme su una brandina per salvare la vita delle persone, ok? Con stipendi da fame. Persone che rischiano la loro vita per salvarne altre. Mi ricordiamo anche che all'inizio c'era anche il problema che non si trovavano mascherine e non si trovavano protezioni adeguate, quindi molti medici sono veramente andati lì in prima linea a salvare gli altri con quel poco che c'era. Quindi davanti a tutto questo, davanti a tutte le oltre 22.000 morte italiane, per non parlare di tutti i morti nel mondo, io mi dico, l'articolo 12 della Costituzione, il vostro non poter andare in giro a cazzeggio, è così importante? No, perché io non vorrei sapere, lo vorrei sapere a nome di tutte le persone che sono morte, a cui non è stato potuto fare il funerale. Lo vorrei sapere a nome di tutti quei medici, infermieri, persone che fanno le pulizie dentro gli ospedali e quant'altro, che sono in prima linea, trasportatori di farmaci, medicinali e quant'altro di ogni tipo, tutte le persone che non sono potute rimanere a casa perché hanno continuato a lavorare nonostante l'emergenza, forze dell'ordine che vengono addirittura aggredite da cittadini, che si pensano giustizieri della notte, che si pensano di poter fare come gli pare, che le leggi non valgono per tutti, che si pensano immortali e invincibili, mentre le forze dell'ordine veramente devono combattere con queste persone per chiedere un'autocertificazione, per sapere dove stanno andando, per tutelare tutti. E questo è il risultato? Che qualcuno si lamenta appellandosi all'articolo 12 della Costituzione? Cioè, ma tutte quelle persone che sono in prima linea in questa pandemia vi dovrebbero sputare in faccia a tutti voi che dite che siete stati lesi della vostra libertà personale. Bene. Detto questo, vi saluto e vi dico di restare a casa.